Avevamo avuto una buona riunione con il direttore di Kustwacht, signor Hansen, riguardo un tema molto importante, il sviluppo di Kustwacht qui in Aruba. Kustwacht Aruba è parte di Kustwacht di Reino, è parte di difesa olandese, e non ci aiuta per avere una frontiera sicura, per patrullare l'acqua, e per percorrere anche e dare cooperazione necessaria in altri paesi per combattere il traffico illegale di droga, di persone e di armi. La riunione di oggi è stata per informarmi che siamo in transizione di Kustwacht, per assicurare che la Kustwacht porta disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni per settimana. Questo è un controllo continuo della nostra frontiera e della nostra acqua territoriale. E è qualcosa che abbiamo chiesto molto tempo, perché sono molto contento che sia arrivato a Leo. Perché lamentabilmente la regione qui è una regione che ha molti costi per sostenere l'acqua, costi illegali, costi pericolosi, e la Kustwacht ci aiuta in questo. Per la transizione di Kustwacht, qui in Aruba, lo trabajano 20 cupos di empleo más per Kustwacht. E questa è una buona notizia per i giovani che sempre sono interessati, che qui in Aruba trabajano 20 cupos di empleo per Kustwacht dentro di poco. Non trae un documento di transizione, non trae informazioni, non trae tutto quanto tratta l'organizzazione di Esaki e Aue ha entregato al governo di Aruba. Di nostra banda, noi dobbiamo buscare il consiglio necessario e per approvare e ratificar el acuerdo aquí y asigna por Habri el espacio para 20 jóvenes por haya trabajo en la Kustwacht y ayudarnos con control y patrulla de nuestra área territorial 24 horas por día, 7 días por semana. Sé que no te cuento para Aruba, te cuento para Aruba, te cuento para Curazao, te cuento para San Martín y para Isla Bess también. Hay una también, porque hay ampliación de cupo de trabajo, pero para Aruba es que men 20 lugares extra arriba, lo cual nos tincaba. Mi te quiero que saque algo muy importante, la seguridad de nuestra frontera, algo que está una preocupación grande, preocupación creciente, pero me tiene fe y confianza que la ampliación aquí lo ayuda a nosotros, tener nuestra frontera más segura y también nuestro país más seguro. Una buena reunión y seguro con una buena noticia.